In a way, the order is important because in the first 6 years of Gong, I think if you ask me, that's the most important because it sets the foundation. Sì, se mi chiedi in quale ordine praticare, io direi che comunque le prime sei forme di Yang Shou Gong sono le più importanti perché mette le fondamenta per comunque qualsiasi altro lavoro, sono quindi proprio fondamentali. Yeah. So the first set is talk about the strings. Il primo set, per esempio, che abbiamo visto, parla di delle stringhe, ci fa capire di che stiamo parlando. So, with the strings, then you learn to ground. Con le stringhe puoi imparare a avere grounding. Then the next one, the form number two, which we covered, teach you how to move the center. Nella seconda set abbiamo invece visto come si muove il centro. And you also learn to open and close the qua, right? E impari a aprire e chiudere il qua. And also, yeah, change the center, yeah? Number one also does that already, turning, yeah? So how to turn on the center. So you're building up on the milestone, you see? Grounding, stai costruendo su quelle pietre miliari di cui abbiamo detto prima. Now when you learn to open and close the qua, you're already touching on rooting. How to sing energy to the ground, how to bring it up. Quando stiamo parlando di aprire e chiudere il qua, stiamo già parlando di come fare sinking della forza o anche riemetterlo. And as you can see in number three, by learning how to move your center in a correct manner, you are using, you can think of it as bringing energy up to the ground, right? From the ground, right? Quando facciamo questo, mantenendo la nostra centratura, stiamo da una parte ci centriamo, dall'altra impariamo anche a emettere la forza dal basso verso l'alto. So that's the rooting part. Questo so è il number rooting. Four, we'll teach you about how to use yin and yang. Il set numero 4 che vedremo domani insegna come usare yin and yang. Yeah. So why yin and yang is important is like if you have a battery or you have water, the water has to flow from a higher level to a lower level, right? So if both levels are same, the water cannot flow. Ok, per esempio se parliamo di acqua, ci può essere un flusso d'acqua solamente se ci sono dislivelli, quindi si crea una differenza da colmare, ma altrimenti se non c'è differenza, quindi non c'è yin yang, non c'è flusso. Yeah. So there must be a difference, yeah? Difference in potential. So same with electricity, you must positive, negative, right? Positive and positive, no current. Positive and negative, then you have a current. Questo è quello che avviene anche con una batteria, quando abbiamo un polo positivo e un polo negativo, abbiamo un passaggio di corrente dovuto alla differenza di potenziale. Yeah. Se invece mettiamo una batteria positivo con positivo, non c'è passaggio e non c'è energia, quindi non c'è flusso. So the knowing how to use the yin and yang is to create that potential difference. Quindi, so the energy can move. Quindi dobbiamo creare questa differenza di potenziale per poter accedere a un lavoro yin yang nel corpo. And just to make clear, we don't have 100% yang or 100% yin. It's always a combination, it's how much is the balance. E peraltro noi non è che siamo completamente yang o completamente yin, o facciamo movimenti completamente yang e movimenti completamente yin. È sempre un bilanciamento delle due cose. And this is actually very clear in the Tai Chi symbol, yeah? The Tai Chi symbol, I call it the two fish, the black and the white, yes? Questo è evidente nel simbolo del Tai Chi, questi due pesci, uno bianco e uno nero. Yeah, so that's why the black fish have a white spot and the white fish have a black spot. Per questo abbiamo il pesce nero con il puntino bianco e quello bianco col puntino nero. So in the yang you have a bit of yin and in the yin you have a bit of yang, okay? Yeah. Quindi nello yang abbiamo dello yin, degli elementi yin e nello yin abbiamo degli elementi yang. So then the fifth stage is to teach you how to use your fascia, especially in the arm, okay? How to contract, how to expand. Il quinto livello è come diciamo utilizzare questo movimento della fascia anche nelle braccia. Yeah, and if you know how to use the fascia here in your forearm, then you progress to learning how to extend to use the fascia throughout your body. Questo aiuta a aumentare il livello di controllo di fascia nel corpo, diciamo. So the number five also teaches you where to place the yi, the intention, how to place the intention in the hands. Vi insegna il set numero 5 vi insegna anche di
come mettere lo yi nelle nostre braccia. Okay. And then number 6 is more from white crane. Yeah, number 5 is more from lohan. Number 6 is more for white crane. It teaches you how to use the joints. Right? How to loosen the joint. I think Tai Chi people you call it open the joint. For us is learn how to connect the joint. Yeah, and loosen the joint. Yeah. Il set numero 6 è più legato alla gru bianca e ci permette di lavorare sulle articolazioni e quello che in Tai Chi potrebbe essere considerato equivalente è aprire le giunture, quindi le articolazioni. Yeah. E questo è quello che ci insegna quel set. So when you can connect the joints, then the energy can flow, right? Se possiamo connettere le articolazioni, allora l'energia può fluire da un'articolazione all'altra. So, hence you can see in the six forms there is certain sequence why it is done that way. Yeah, it build one on top of the other. If you don't have strings, you cannot get the rooting, you cannot get the centering, right? And then without the centering, you cannot get the rooting. Uh-huh. Yeah. Quindi sono tutte queste cose sono connesse, quindi devi avere comunque acquisire un elemento a volte per poter lavorare su un altro, perché se non abbiamo ingredienti non possiamo. Yeah. So I would recommend at least for the first six follow the sequence. Yeah. Quindi almeno per i primi sei bisogna seguire la sequenza proprio perché in qualche modo sono uno precursore all'altro. Quindi nel primo abbiamo le stringhe, senza le stringhe non possiamo spostare il centro. E poi così continuando, sono sequenziali. Okay, does that help? Okay. Good. Okay.